Per la prima magia trasformerò questa penna, tac, in una carta. Voilà. Guardate che figata, rimangono intatte e unite. E per l'ultimo effetto faccio così apparire dal nulla, tac, una penna. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. E dato che oggi è lunedì, benvenuti ad un nuovo tutorial. Oggi ragazzi andrete ad imparare tre magie super facili da fare con un oggetto super comune, che sono ovviamente le penne. Prima di iniziare col tutorial ci tengo ovviamente a parlare di Mitama, un'azienda italiana che produce tutto per la scuola, dagli zaini, astucci, penne, cancelleria e tutto il resto, della quale sono testimonial. Prima di iniziare vi parlo però di questo loro prodotto, che è lo zaino Be Different Be Free della linea Unlimited. È quello super capiente da 30 litri che è l'ideale ovviamente per andare a scuola. Dello stesso colore ci sono anche gli astucci e diari eccetera eccetera, sia da maschio che da femmina. Quindi se volete ulteriori informazioni vi lascio il link in descrizione. Nel video di oggi però andremo a parlare di penne. Iniziamo! Per la prima magia trasformerò questa penna, tac, in una carta. Voilà. Per fare questa magia avremo bisogno ovviamente di una carta e di una penna. E la carta viene nascosta nella nostra mano non dominante, in questo caso nella mia sinistra, esattamente tra medio e anulare. In questo modo, ovviamente da davanti, se teniamo la mano in questo modo, la carta non si vedrà. E la mossa che fa la mano con la penna semplicemente si chiama flip stick move ed è la seguente. Ovvero teniamo la penna tra pollice, indice e medio in questo modo. Il medio fa l'azione di spingere indietro la penna. E la penna ovviamente finirà in questa posizione. Questa mossa si chiama flip stick move, quindi ve la faccio rivedere. Indice, medio, pollice, medio spinge indietro e la penna va a finire esattamente in questa posizione. E ancora una volta questa mossa da davanti ovviamente non si vedrà. Quindi questa è la nostra partenza. Abbiamo la penna tra medio, pollice e indice. L'altra carta tra medio e anulare, curviamo leggermente la mano in questo modo e contemporaneamente dobbiamo fare la flip stick move mentre con il pollice premiamo la carta verso il basso e apriamo le dita. Quindi la mano sinistra fa questo gesto, tac, spinge verso il basso la carta e apre le dita. Ovviamente potete decidere se farlo verso il basso o verso il lato. Tac. Io preferisco sinceramente verso il lato. Quindi unendo le due cose ruoto leggermente la mano, 1, 2, al 3 semplicemente tiro indietro in questo modo la penna, flip stick move, tac, contemporaneamente il pollice pac, fa apparire la carta. Successivamente giro la carta in verticale e la prendo in questo modo con la mano e da davanti ovviamente non si vedrà. Quindi rivisto ancora una volta lentamente, medio e anulare che tengono così la carta, potete scegliere se tenerla solo col medio o tra tutte e due leggermente curvata, quindi io preferisco con il medio, tac. Giro leggermente la mano, flip stick move, tac, 1, 2 con il medio e fatta contemporaneamente è questo. Prendo la carta e la faccio vedere in questo modo. Fatto contemporaneamente è 1, 2, 3. Prendo la carta, faccio vedere che si è trasformata ovviamente e mostro anche il dorso, ok? E ho nascosto qui ovviamente la mia penna. La seconda magia che voglio farvi vedere utilizza una penna e il mazzo di carte e utilizzerò la penna come bacchetta magica e mi servirà anche per selezionare la tua carta. Quindi come prima cosa io scorro le carte così e tu quando vuoi mi dici stop. Stop, ok, guarda, io faccio così, vado a tirar fuori una carta, in questo caso il 4 dei fiori, e ti ho detto anche che l'avrei utilizzata come bacchetta magica, infatti mi basta fare così, tac, che il 4 dei fiori si trasforma nel 6 di cuori. Questo effetto secondo me è veramente geniale perché non avremo bisogno di grandi cose, ma accadrà diciamo da sé, perché quello che succederà è che andremo a fare una doppia presa dal centro con la penna. E come si fa? Semplicemente scorriamo le carte con il pollice, posizioniamo il fermaglio della penna, non so come chiamarlo, questa parte della penna in questo modo, quindi verso il mazzo di carte, e quello che succederà è semplicemente che faremo scorrere con il pollice una, due carte che andranno a finire esattamente dentro in questo modo al fermaglio della penna. Queste due carte verranno tirate fuori, tac, ok? E la cosa bella è che facendo 1, 2, ne faccio scattare due, quindi è ta, ta, spingo la penna dentro, ok? La faccio entrare se volete anche così in orizzontale, tiro fuori le due carte, e questo è automatico, questa è una figata, giro in questo modo le due carte che vengono prese in posizione di straddle, quindi così, indice anulare, mignolo dietro e pollice sul lato. Vedete che qui ho due carte. E quello che succede è che poi vado a girare le due carte con la penna o con la mano, come state, come preferite voi. Do un leggero colpetto e la carta ovviamente sarà già cambiata perché appunto ce n'erano due. Quindi ta 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 ta, 1, 2, prendo la doppia carta, la sfilo in questo modo, giro, giro due carte, colpo,
e la carta si trasforma. Lo spiatore mi dice stop, 1, 2, metto la penna, ok, tac. Prendo le due carte in orizzontale, le tiro fuori, guardate che figata, rimangono intatte, unite, le giro di faccia, do un leggero colpetto, magari le rigiro sopra, do un altro colpetto e la carta si trasforma. Questo è molto, molto carino. Le penne che vedete in questo video si chiamano Speedy 3, sempre di Mitama, e sono famose per avere l'inchiostro semi-gel che quando scrive, scrive da Dio, super fluido. E per l'ultimo effetto faccio così apparire dal nulla, tac, una penna. Questo effetto forse è il più facile di tutti, però è anche molto molto illusivo, perché all'apparenza facciamo vedere le mani vuote. E come si fa? Semplicemente utilizziamo ancora una volta il fermaglio, non so come si chiama, se qualcuno sa come si chiama questa parte me lo dica ovviamente nei commenti, e quello che andremo a fare sarà mettere il fermaglio tra anulare e medio. In questo modo ovviamente la penna starà su, noi chiudiamo le dita da davanti, non si vedrà, partiamo con le mani in questo modo, ok, abbiamo la penna ovviamente qua, possiamo anche leggermente aprire un po' queste dita, ok, tac, per far vedere che appunto dentro non c'è niente, e quello che crea l'illusione è che andiamo a girare la mano sinistra, quindi quello che facciamo è questo, tac, tac, ok, 1, 2, indichiamo questa mano, facciamo una leggera pulizia, quindi è tac, tac. Apparentemente per lo spettatore noi abbiamo fatto questo, ma in realtà l'occhio ha visto prima la mano sinistra che si muoveva e quindi ha seguito quella, quindi è tac, tac, pulisco, e semplicemente ora quello che faccio è prendere la penna tra indice, medio e pollice, quindi la prendo così e faccio questo gesto. Da davanti ovviamente sembrerà che la penna è apparsa dal nulla, quindi ve lo faccio rivedere, penna che si va a mettere qua, ok, dita chiuse, 1, questa vedete che è sempre rivolta verso di me, non è mai così, è 1, 2, pulisco un po', 3, tac, e la penna appare. Questo era il terzo effetto. Bene ragazzi, il video di oggi è finito, spero che abbiate imparato questi tre effetti, secondo me sono molto carini, super visuali da fare in telecamera. E niente, se volete vedere altri effetti di magia vi lascio la playlist qua sopra, io come al solito vi ringrazio, vi mando un mega bacio e un abbraccio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!